Prego, anch'io. Questo cellulare, l'ho appena comprato, è l'ultimo grido. Guarda, fa foto stupende. Bello. Ho fatto un video di 3/4 d'ora, primo, qualità eccezionale. Bello. Un sacco di applicazioni, touchscreen, un dito e va in tutto il mondo. Quello della Apple. Certo. Bello, insomma, qui è una cosa poi stupenda. Poi col dito, sicuramente. Basta un dito, non serve altro. Vabbè, però, sa cosa l'hai pagato. Ah, un sacco, lascia stare. Guarda questa foto, stupenda. Beh, scusa, aspetta. Pronto? Sì, ciao. Scusa, uno in ascensore. Oh, padre, che fortuna incontrarla. Padre, salve, salve, salve. Dove va, dove va? Io salgo. Padre, senta, io posso approfittare che la incontro in ascensore? Devo chiederle una cosa. Dimmi pure, figliolo. Che io ho questa domanda, padre. Ce l'ho qua, ma proprio non riesco a togliermi sto peso. Magari lei mi può dare una mano. Parla, confidati con me. Che io ho questa domanda, padre. Continuo a chiedere a Gesù, ma non ottengo mai risposta. Padre, mi dia una mano, lei cosa posso fare? Soffro. Chiedi a me, intercederò per te. Ecco, padre, io ho questa domanda. Ma secondo lei è meglio se taggo su Facebook o se posto su Twitter? Buongiorno, signor! Buongiorno! Dove va? Al secondo? Andiamo al secondo, va, andiamo! Ah, c'è un vignotto, Ma lei è quello della pulleria che hanno appena aperto qua sotto, vero? Brava, signora! Vedo che gira! Sì, giro! Ah, ma quante cose buone avete, Quante cose buone avete! Ah, oh! Avevamo di tutto, tenevamo di tutto, carne bovina, suina, ovina, caprina e pure la pecorina. Ci avete anche della carne da fare i panni? Oh, signor, che scherza, e quanta gliene faccio trovare? Un convitolo. Sì, vabbè. Grazie, signor, arrivederci, stia bene, arrivederci. Meno male che non erano cacchi. Uè, dottore carissimo! Uè, buongiorno! Ma che fortuna incontrarla, mi scusi, tengo la caramella. Senta un po', io le volevo chiedere una cortesia. Posso andare a che piano va, dottore? È il secondo. Il secondo, ci andiamo insieme. Dottore, io tengo una domanda. Stavo appunto venendo da lei, perché è un po' che non mi faccio guardare i denti. Si vede, Guardi, venga oggi pomeriggio che fissiamo un appuntamento. Uai, la ringrazio, è sempre gentilissimo, dottore. Uè, ma dottore, già che ci sono, ya, posso fare una domandina? Sì, sono un po' di fretta, ma vabbè, sono un po' fare... Una cosa piccola. Vabbè, sei una cosa veloce. È che ultimamente tengo un po' i denti gialli. Dottore, che ci posso mettere? Denti gialli, metta una cravatta marrone da posto. Arrivederci. Grazie, dottore. Gentilissimo. Ciao Marina, ciao. Ehi, che c'è? Niente, c'è solo niente. Ma no, dai, dimmi. Ma no, ma una cosa, stanotte... No, ma confidati, dai. Ma niente, Marina, che stanotte ho sentito dei rumori, ho sentito che c'era qualcuno in casa. E mi sono alzato.
Oddio, e cosa hai fatto? Niente, ho visto che c'era un ladro. Lei l'hai colpito? Ma che? Mi sono messo con lui a cercare se c'era qualche... Non c'era niente, non c'è più niente. Ciao, diamo un'occhiata alla pagina degli annunci, va? Si vendono mobili del 700, nuovi. Qui si vendono auto incidentate, ma non rubate. Beh, buono sapersi. Toh, il fioraio. Si inviano fiori in tutto il mondo, anche via fax. Mazza, la tecnologia fa passi da gigante. Si riparano biciclette, questo mi... anche rotte. Poi, negozio di mangimi, tutto per il vostro uccello. Uè Giulio, ciao. Sì, sì, stasera si va al negozio di mangimi. Una figata, guarda. Uè, ciao Franco, uè, carissimo. Come stai? E allora, cumpà, come andiamo? Ma beh, sali. Sali. Sì, sì. Andiamo, così così. Uè. Ma ti vedo un po' sbattuto, ma cosa ti è successo? Beh, guarda, stamattina la mia tipa se n'è andata. No. Conta, dai, su, cos'è successo? Guarda, onestamente non lo so, cioè io mi sono alzato come tutte le mattine. Sono andato al frigorifero, c'era lì un bigliettino attaccato, ho detto carina, eh. E invece niente, c'era scritto non ne posso più, non funziona, me ne vado da mia madre. Mamma non funziona, me ne vado da mia madre. Ma che storia tremenda. E poi? E poi non lo so, perché io il frigo l'ho aperto, la luce c'era, le birre erano fresche. Io proprio non capisco. Fresche. Questo è un programma da top players. Sintonizzati, sintonizzaci. Cozzo, reo, mortale, basti da dedossi. Se ci passi fatti un volo su Villa Viscossi. Marcignago, Scaldasole, San Zenone, Rosasco, Lardirago, Frascarolo, fino a Garlasco. Da Parona, Ceranova, questo è un gioco nuovo. Ma tu urla un po' più forte, se no non ti trovo. Chiama pure chi ti pare, anche la polizia. Queste urla sono solo per te le Pavia. Cilavegna, poi Tromello, fino all'Andriano. Gerenzago, Cigognola, passo pure ad Ottoviano. Quindi ora fa un sorriso che si comincia. Gireremo insieme tutta la provincia. Non importa se sei nonno, mamma, zio, giovanotto. Il microfono è aperto, ora fai il botto. E allora dillo, e allora dillo, e allora dillo. Non importa se sei nonno, mamma, zio, giovanotto. Il microfono è aperto, ora fai il botto. E allora dillo.